Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, siamo tornati con il secondo episodio, appuntamento con Crash Royale. Finalmente vi porto questo titolo anch'io. Allora ragazzi, come vedete qui abbiamo il baule in omaggio. Apri, andiamo ad aprire e vediamo che cosa troviamo. Allora vabbè, carta ora risorsa 235. Poi abbiamo trovato Goblin Lancieri, carta comune livello 2, 1 su 4. Infine Cavaliere, carta comune 2 su 10. Ragazzi, ho il secondo baule in omaggio, andiamo ad aprirlo. Vediamo qui cosa troviamo. Ovviamente carta oro 258, il mio oro attualmente. Poi carta comune Goblin 1 su 4. Abbiamo trovato un'altra carta Cavaliere e Capanna Goblin 1 su 2, carta rara. Attenzione, abbiamo trovato una carta rara e abbiamo sbloccato la capanna dei Goblin. Ecco qui ragazzi, allora ho modificato il mio primo deck. Ho tolto il robot e ho messo la capanna dei Goblin, che magari ci potrebbe essere utile come carta. Ok, andiamo subito nella prima battaglia di questo secondo episodio. Eccoci qui nella prima battaglia contro Rosaxi. Vediamo un po' ragazzi. Ok, eccoci qui. Allora io direi di partire subito all'attacco cazzuti cattivi con un cavaliere di livello 3. Vediamo un po' lui come risponde, o lei. Lei risponde con un drago. Io gli metto subito una strega. Vediamo un po' ragazzi qua se avremo a che fare. Attenzione ragazzi, qua stiamo attaccando. Siamo riusciti a scalfire un po' la sua torre. Quindi io direi di andare col bombarolo. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa ragazzi. Io qua direi subito un bel gigante. Là, la capanna Goblin, ragazzi, l'ho utilizzata. Ecco, qui ha cercato appunto di distruggermi il gigante. E io qua lo colpisco così. Ok, ragazzi, andiamo di... Anzi, ragazzi, io direi capanna di... No, ragazzi, facciamo così. Buttiamoli un paio di arcieri. Vediamo un po' se riusciamo a... fermare il gigante. Ragazzi, me la vedo male. Qua usiamo una strega allora, che magari riesce a fermarlo. Vediamo un po'. Sì, stiamo indebolendo moltissimo il gigante. Infatti non mi ha fatto danni. Ragazzi, direi di andare subito anche di cavaliere qui per cercare di attaccarlo. Vediamo un po'. È di gigante. Ok, lui giustamente prova con una sfera infuocata a distruggermi una torre. Sta provando a tutti i costi a fermarmi. Io continuo qua ragazzi, anche con la sfera infuocata, a indebolirgli la torre. Vediamo se ha 522, 390. Il gigante toglie un sacco di punti a livello 2. 126. È distrutta la prima torre ragazzi, attenzione. La prima torre è stata distrutta. Iniziamo a mettere qua il moschettiere e il bombarolo. 60 secondi rimanenti ragazzi, ci dobbiamo iniziare a difendere. Qua mettiamo subito un cavaliere. Qua lui ha messo il gigante. Anche io piazzo un gigante qua ragazzi, attenzione, perché dobbiamo non farci distruggere ora. Subito di arcieri. Ragazzi, sta provando ad attaccare ovviamente. Sta provando ragazzi, dobbiamo resistere altri 30 secondi. Ce la potremmo fare. Qua gli mettiamo una bella capanna Goblin. 30 secondi rimanenti ragazzi, attenzione. Cavaliere di corsa, non facciamoci distruggere. Ragazzi, sta provando a tutti i costi a distruggerci la capanna. La vedo dura qua ragazzi, la vedo dura. Buttiamo una sfera infuocata. Ragazzi qua, ce l'ha fatta. Pareggiato a 10 secondi dalla fine. Allora io qua mettiamo un bel gigante ragazzi. Attenzione qua, andiamo in difesa. Siamo andati ai supplementari. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Ok, lo abbiamo fermato, ma il nemico ci ha battuti ragazzi. Nulla da fare, è stato più forte di me. La prima partita dell'episodio purtroppo l'abbiamo persa. Andiamo nel secondo match. Secondo avversario, ospite, non ha nome. Ok ragazzi, subito allora iniziamo ad attaccarlo con un bel gigante. Vediamo se riusciamo a vincere. Ragazzi, non mi dite niente, sono all'inizio di Clash Royale. Se faccio degli errori nelle scelte, nelle valutazioni, ragazzi, abbiate pazienza. Anzi, datemi consigli. Magari mi aiutate. Qui, ragazzi, mettiamo le arcieri, perché sto bastardo... c'ha delle carte abbastanza forti. Attenzione. Mi sta attaccando il bastardo. Ok ragazzi, proviamo a mettere questo, il moschettiere, che se non me la vedo bene qua ragazzi. Ha
un deck abbastanza forte, vedete, ha anche molta facilità nel rigenerare il suo elisir. Vedo che non ha grossi problemi nel rigenerarlo. Qui ragazzi, proviamo a buttargli giù la torre, vediamo se ci riusciamo. 860. Io qui mi ricarico un po' di elisir, perché sennò ragazzi la vedo dura. Anche lui sta aspettando. Ovviamente anche lui, vedete. Mettiamogli un bel gigante qua e andiamo all'attacco. Subito con, anche con un bombarolo, ragazzi, andiamo all'attacco. Vediamo qua, 7596, 4,64, 184, vediamo. No, ragazzi, mi manca tanto così comunque per essere distrutto. Qua mettiamo degli arcieri. Qua gli mettiamo un cavaliere in difesa. Andiamo a distruggergli la prima torre. Ok ragazzi, dopo di questo mi inizierò a concentrare ora su quella principale, che da quello che ho capito sarebbe quella in realtà da cercare di battere. Qua mettiamo una capanna dei goblin, ragazzi. Vedete, lui sta cercando di distruggermi la capanna principale e io direi di andare di gigante. Attacchiamolo ragazzi, attacchiamolo. Mettiamo tutto ciò che abbiamo a disposizione per non perdere. Sfera infuocata qua. Andiamo da qua ragazzi. Subito con un cavaliere. Vediamo qua ragazzi se riusciamo a portarci a casa almeno questa. Subito ragazzi, subito, subito, subito. Andiamo di bombarolo anche. Ce la potremmo fare ragazzi, ce la potremmo fare. Mancano 10 secondi e sto attaccando come se non ci fosse un domani. Continuiamo a mettere qua il cavaliere. Vediamo. E vinciamo ragazzi. Vinciamo il secondo match e ultimo di questo secondo episodio. Quindi una sconfitta ma anche una vittoria. Ecco qui, vincitore per una corona a 0. Allora ragazzi, ho ottenuto un baule argento. Tocca per sbloccare, vediamo insieme. 3 ore, carte per 3 ore, 15-21, inizia sblocco, ok. Apri subito, 18 gemme, sì. Apriamolo subito, vediamo un po' ragazzi insieme. Allora, vabbè, carta oro, 279, poi abbiamo trovato carta goblin lancieri, 2 su 4, e frecce, 5 su 10 per potenziarle, e infine bombarolo comune, carta comune, 4 su 10. Ok, con questo si conclude il secondo episodio di Clash Royale. Datemi consigli, come posso migliorare. Come sempre vi ricordo che qui sotto trovate tutte le mie pagine Facebook, Instagram, Twitter, eccetera eccetera. Quindi passate anche da lì. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like per sostenere questa serie, lasciate un commento come vi ho già detto. Se non avete fatto, condividete il video. Qui da Angelonero83 è tutto. Ci vediamo sabato prossimo sempre alle 14. E ciao gamers. I'm good, I'm a need, I'm a guy, I'm a need, I'm a guy.